guardò quella domanda sullo schermo per almeno 5 minuti. Descrivi te stesso, cosa ti piace di più e cosa cerchi su questo social. Dario non si piaceva, non accettava la sua bassa statura né il suo sovrappeso. Scrisse: trentenne, alto, longilineo, pratico un sacco di sport. Mi piacciono i viaggi, andare in moto e la pizza, ma non esco mai di casa per un drink o 4 salti in compagnia. Non ho amici. Una descrizione che era la più lontana dal suo aspetto e dal suo carattere schivo e introverso, ma che includeva 2 verità assolute. Non aveva amici e non usciva mai di casa per andare a divertirsi. Decise ugualmente di provarci. Qualche settimana dopo, quando aveva perso le speranze di attrarre qualche ragazza con il proprio messaggio e senza una foto di presentazione, mentre guardava distrattamente la propria casella email, vide che un nuovo messaggio era arrivato già da diverse ore. «Mi sento molto simile a te. Anche io non mi piaccio e resto sempre sola a casa. Esco sì e no una volta al mese. Dici che è il caso di incontrarci?» Dario ebbe un tuffo al cuore. Subito chiuse il programma della posta elettronica e restò seduto a pensare come sarebbe stato incontrare di persona una ragazza che si sentiva simile a lui. E se fosse stata bruttissima? Se alla vista della sua bassezza e della sua grossa pancia fosse scoppiata a ridere? Non le avrebbe mai perdonato una cosa simile. No, meglio lasciar perdere e continuare la propria esistenza, così come aveva fatto negli ultimi 25 anni. La curiosità però prese il sopravvento, riaprì la posta e rilesse il messaggio 1000 volte. «Anche io non mi piaccio», diceva. «Potrei provare», pensò. Rispose frettolosamente con «Mi farebbe piacere, dove vorresti che ci incontrassimo?» Il messaggio di risposta non tardò ad arrivare. Via degli Stabi 64, tra 11 giorni, ore 23:30. L'entusiasmo non permise alla sua attenzione di rilevare quanto insolito fosse quell'appuntamento. Cominciò a pensare a come vestirsi, a come presentarsi, a quali argomenti avrebbe fatto cenno per intavolare una conversazione interessante. Guardò nell'armadio alla ricerca della migliore camicia e del maglione meno brutto che aveva. Poi il dubbio lo assalì. Un appuntamento tra 11 giorni, alle 11:30 di sera. Consultò lo stradario cittadino e cercò via degli Stabi. Era una stradina in periferia, molto fuori mano e lontana da tutte le abitazioni. E per giunta, così fuori mano. Riaprì il programma di posta elettronica per declinare la proposta della ragazza, ma trovò un'altra mail non letta dal titolo «Presentazioni», che si affrettò ad aprire. «Mi sono dimenticata di dirti come mi chiamo e non so come ti chiami tu. Piacere, io sono Xenia. Tu come ti chiami? PS, guarda in fondo alla foto. Spero di non essere troppo spaventosa per te. Ciao, non vedo l'ora di vederti e di uscire». Dario si raggelò. Il messaggio continuava in basso e conteneva l'immagine di questa ragazza che, come lui, non si piaceva. Indugiò diversi minuti, poi decise di far scorrere la rotellina del mouse. A poco l'immagine di una ragazza si materializzò sullo schermo. Dario ne restò abbagliato. Aveva dei grandissimi occhi blu, la pelle e i capelli chiarissimi, quasi bianchi. La bocca rossa, piccola e sottile, atteggiata in un sorriso enigmatico. E lo sguardo che aveva rivolto all'obiettivo aveva un che di dolcissimo e affascinante. Continuò ad ammirare la bellezza di questa donna, però non riusciva a definire l'età. Gli occhi, il volto liscio e privo di imperfezioni, la facevano apparire quasi adolescente. Ma alcuni segni sulla fronte e attorno alla bocca facevano supporre a un'età più matura. Rispose brevemente alla mail con «Hai ragione, che maleducato che sono, perdonami. Il mio nome è Dario». Prima di inviare il messaggio, fu tentato di inviare a sua volta un'immagine di se stesso. Tuttavia desistette dall'intento,
sia per il timore di risultare inaccettabile per Xenia, sia perché tutte le foto che aveva lo ritraevano sempre mentre era seduto al computer o circondato dai 9 gatti che teneva in casa. Ehi tu, sì, sto parlando con te. Lo sai che puoi diventare supporter del podcast? Avrai accesso a contenuti esclusivi e potrai ascoltare in anteprima e senza interruzioni pubblicitarie molti racconti. Cosa aspetti? Clicca nel link in descrizione e supporta il podcast. I supporter hanno sempre dei vantaggi in più. Dopo diversi giorni vinse la propria ritrosia e scrisse una nuova mail a Xenia, nella speranza di sondare i gusti della ragazza e magari di trovare il coraggio di inviarle una foto del proprio viso. Xenia però rispose laconica: «Non essere impaziente. Mancano ancora pochi giorni. Poi mercoledì ci vedremo. È una serata speciale e lo sarà anche per te. Vedrai, ci sarà il novilunio». Dario, quando ricevette questo messaggio, si infiammò. Fantasticò su quei lunghi capelli quasi bianchi, sulla pelle diafana di quella ragazza che, forse, Xenia gli avrebbe permesso di sfiorare con le dita. E chissà. Il mercoledì mattina, mentre era intento a rileggere le notizie sui diversi quotidiani online, la posta elettronica segnalò l'arrivo di un nuovo messaggio. «Oggi è il giorno speciale, Dario. Non mancare stasera. Ti aspetto». Il cuore del ragazzo sobbalzò. Il suo grande giorno era arrivato. Stasera avrebbe dovuto scoprire le proprie carte. Ma finalmente avrebbe incontrato Xenia, quella ragazza che era già diventata l'unica donna dei suoi sogni. Quella sera, dopo essersi preparato, Dario montò in macchina e attraversò tutta la cittadina fino a quella zona di periferia in mezzo alla campagna che corrispondeva a Via degli Stabbi. Parcheggiò in una viuzza adiacente, poi si incamminò nel viale alberato, cercando il numero civico che gli aveva indicato Xenia nella mail iniziale. 64. Via via che si avvicinava, le luci dei lampioni si riflettevano nelle spesse lenti a cui lo costringeva la propria miopia, rendendo a tratti la visuale offuscata. D'un tratto, una figura altissima, come apparsa dal nulla, gli si parò di fianco. Dario sollevò gli occhi, ma la luce del lampione gli impediva di vedere in viso quella persona. «Dario, finalmente!» disse una voce femminile. Il ragazzo si girò di scatto, si sfilò gli occhiali e, riparandosi dalla luce con la mano, poté finalmente scorgere il viso meraviglioso di Xenia. Era ancora più bella che in foto. Era molto più alta di lui. Aveva la vita sottilissima e indossava un abito candido che le conferiva un pallore ancora più accentuato. Dal sorriso che gli rivolgeva spuntava una dentatura minuta che risplendeva alla luce elettrica dei lampioni. Sorpreso e imbarazzatissimo, Dario, colto di sorpresa, non fece altro che sorridere inebetito e pronunciare farfugliando: «No, mi perdoni, mi sono girato al suo richiamo perché avevo capito Mario. Mi dispiace, non sono Dario». Pronunciate quelle parole, frettolose parole, Dario volse le spalle alla ragazza e si incamminò frettolosamente verso la fine della via, da dove poi, quasi di corsa, raggiunse tutto affannato la propria vettura. Il cuore sembrava volergli uscire dal petto. Ripercorse la strada a ritroso verso casa e, una volta raggiunta la sua destinazione, si precipitò al computer. L'immancabile mail di Xenia era là ad aspettarlo. «Perché non sei venuto? Ti ho aspettato a lungo. Ho anche incontrato un bel ragazzo che credevo fossi tu, ma invece di Dario si chiamava Mario». Dario, oltre che dispiaciuto per aver voluto evitare il confronto con la donna che sentiva già quasi di amare, si sentì incoraggiato dalle sue parole. «Mi considero un bel ragazzo». «Perdonami», rispose. «Come ho detto, non sono abituato al contatto umano. Esco poco e talvolta non so se comportarmi bene. Mario, sono io. Possiamo riprovare a vederci domani?» chiese speranzoso. La mail di risposta arrivò subitanea. «No, era questo il mio giorno speciale. Adesso dovremmo rimandare di 4 settimane. Ti invierò un'altra mail quando potrò di nuovo». Dario, durante le 4 settimane di attesa, cercò di occuparsi d'altro
provando ad uscire e ad incontrare gente con cui socializzare, a darsi da fare con gli studi di teatro ed impegnarsi maggiormente nei suoi altri interessi. Ma stava mentendo a se stesso. Le parole dell'ultima mail di Xenia gli avevano sì infuso una maggior fiducia in se stesso, ma ormai una febbre lo aveva invaso. Contava le settimane, i giorni, le ore e i minuti, i giorni che lo separavano da quella nuova scadenza. 4 settimane, 28 giorni in cui non faceva altro che tornare alla mail presentazioni che conteneva la foto della sua amata. Al mercoledì di 28 giorni dopo, l'attesa mail di Xenia non si fece attendere oltre. Stasera ti fermerai da me. Io sarò di nuovo là ad aspettarti. Non vedo l'ora di uscire. C'è di nuovo il novilunio. Stavolta Dario prese il coraggio a 4 mani e rispose d'impulso. Anch'io non vedo l'ora di rivederti. Quando si fece l'ora giusta, Dario guidò di corsa fino a via degli Stabi 64. Tralasciò l'accorgimento di parcheggiare poco discosto, ma raggiunse l'indirizzo con lo sguardo avido dell'innamorato ansioso. Xenia era là, sul portoncino d'ingresso del numero 64. Dario scese dalla vettura e si avvicinò alla ragazza che gli porse la mano. «Sei bellissima», disse lui. «Grazie», rispose lei. «Speravo di piacerti ancora». Poi lo attrasse a sé e lo baciò sulle labbra. Il mondo intorno a Dario prese a roteare, facendogli perdere totalmente la cognizione del tempo. Sprofondò in quel bacio delicato ma vorace allo stesso tempo e senza accorgersene entrò in casa, spinto con decisione dalle piccole mani di Xenia. Lei lo condusse lungo una scalinata buia che li portò in un'ampia sala posta al piano superiore, anch'essa immersa nel buio, la cui unica luce era quella che proveniva dalla strada e che penetrava all'interno delle ampie finestre vetrate. Poi lo sospinse su un grande letto che capeggiava al centro del salone. Le abili mani della donna lo privarono degli abiti e poi spogliarono se stessa, rivelando tutto il candore e tutta la sinuosità che Dario sognava ormai da quasi 2 mesi. Xenia quindi lo sovrastò e la mente del ragazzo perse il controllo per lasciare posto al piacere liquido di quel corpo stranamente candido e al martellare impetuoso del cuore innamorato. Aprì gli occhi. Quanto tempo era passato? Dalle vetrate la luce non era più quella elettrica dei lampioni, ma quella grigiastra di un'alba cupa nuvolosa d'autunno. Si guardò intorno. Di Xenia, nessuna traccia. La chiamò senza ottenere risposta. Poi si alzò e, ancora tutto assonnato, cercò un bagno. Trovatolo vi entrò e, una volta svolte le proprie funzioni, si specchiò. L'immagine che vide riflessa nello specchio gli raggelò il sangue nelle vene. I suoi capelli castani erano diventati sottilissimi e bianchi. La sua carnagione, naturalmente olivastra, aveva assunto un pallore innaturale. In più, sul volto erano comparse numerosissime rughe e sotto gli occhi un paio di vistose borse. «Sembro mio padre», pensò terrorizzato. Corse allora nel grande salone per cercare le tracce di Xenia e anche per ricostruire quanto era accaduto. Ma quando si avvicinò a una delle vetrate per guardare fuori, un dolore acuto colse il suo viso e il suo collo. Provò a ripararsi con la mano, ma anche quella gli diede un enorme bruciore. Si ritrasse dalle vetrate e si rivestì in fretta per uscire velocemente e tornare a casa, sebbene non si spiegasse la carnagione e i capelli bianchi. Nello stesso momento in cui si ritrovò al piano inferiore, Xenia entrò dalla porta d'ingresso. Aveva perso il consueto pallore e anche i suoi capelli erano diventati di un nero corvino. «Xenia!» chiese agitato Dario. «Cosa succede?» «Povero caro, non lo immagini?» rispose sibillina la donna. «Mi chiamo Xenia Menek e fino a ieri notte ero la creatura della luna. Ero prigioniera di questa casa da moltissimi anni e mi era consentito uscire solo con la luna nuova, ogni 28 giorni. Oggi, finalmente mi sono liberata di questo obbligo, grazie a te, e sono andata a riprendermi un po' della mia vita. Adesso sei tu la nuova creatura della luna».